Buongiorno da Palermo, sono Gianmarco Ventura, medico specializzando in igiene e medicina preventiva dell'Università degli Studi di Palermo. Oggi vi racconto del mio progetto del sito vaccinastinsicilia.org. Il sito vaccinarsiinsicilia.org si pone come nuovo contenitore multimediale per tutto ciò che riguarda il mondo delle vaccinazioni nella regione Sicilia ed è rivolto non solo al cittadino comune che si vuole orientare nel mare magno delle vaccinazioni, ma anche all'operatore di sanità pubblica che certe volte può trovarsi disorientato nella grande mole di informazioni che vengono propinate a livello nazionale. La forza del nostro progetto è racchiusa nell'immediata fruibilità del sito. L'idea nasce a partire dal progetto CCM 2014 che aveva tra i suoi obiettivi quello di monitorare il livello di fiducia nelle vaccinazioni della popolazione generale. Nasce quindi andando ad affiancare il sito nazionale vaccinarsi.org e rivolgendosi specificatamente a quello che è il pubblico siciliano. Alla realizzazione del progetto hanno collaborato medici specialisti e specializzandi in igiene e medicina preventiva, oltre ai colleghi dottorandi e borsisti del campo delle vaccinazioni. E noi andiamo ad affiancare quello che è il Comitato Tecnico Scientifico Regionale, in cui sono presenti le massime autorità in campo vaccinale. I prossimi step del progetto prevedono di affiancare alla pagina Facebook ufficiale anche un account Instagram, così da avvicinare il mondo dei giovanissimi ai temi della prevenzione ed in particolar modo ovviamente della prevenzione vaccinale. Comunicare il valore dei vaccini vuol dire che tu, istituzione pubblica, universitaria, vai a riempire quei vuoti che possono essere presi nel migliore dei casi da qualche cialtrone ignorante che ti vuole abbindolare sulle vaccinazioni. Quindi è coprire tutti i campi della comunicazione e comunicare alla persona lo star bene in salute, lo star bene col proprio corpo. Quindi è un investimento su noi stessi. Il social media permette di avere un rapporto diretto tra l'istituzione e il privato cittadino, immediato, tempestivo e senza filtri. Questo però ha anche un'altra faccia della medaglia. Questa assenza di filtri può anche generare tam-tam pericolosi, come purtroppo è stato testimoniato nell'estate del 2016 con l'epidemia mediatica di meningite che abbiamo avuto proprio nel nostro territorio. Questa è la storia del nostro progetto. Incrociamo le dita, che vinca il migliore.